Grazie a Riccardo Cristiano per quanto riguarda il suo intervento e adesso la prossima è iscritta a parlare Silvana Bononcini, per cui chiedo a Donato se può metterla in collegamento e si prepara Gianni Colacione. Silvana, puoi fare il tuo intervento, Silvana, sei in onda. Sì, io intendo parlare della bellezza della rete e della iniezione di gioventù che mi ha fatto questa. Probabilmente devo spegnere l'audio, però. La partecipazione a questa avventura che è quella di Liberi.tv. Avendo già una certa età, faccio il confronto tra lo strumento che abbiamo a disposizione e quello che è nella media delle persone che guardano ancora la televisione, leggono ancora i giornali e non si rendono conto, o almeno sono stanche, della pochezza della informazione italiana. Qui io ho imparato a essere giovane e ho imparato a lavorare e apprezzare la libertà, anche quando non sono stato d'accordo, e direi che debbo ringraziare i quattro giovani che mi hanno voluto con loro. E ho imparato a fare il lavoro di gruppo, ho imparato cosa significhi anche una web TV. Per me adesso è normale questa web TV, è normale partecipare, è normale, spero sarà normale produrre anche dei video da parte mia, ma sono un po' lenta nella comprensione del funzionamento e è una ricchezza molto grande, quindi non ho idea presunta di come evolverà il progetto e la mozione e il programma che ci siamo dati per gli anni futuri, però darò sempre la mia disponibilità, il mio spunto. Devo ringraziare Donato Vincella che ottimamente fa regista di questa nostra avventura. Devo ringraziare anche Gianni Colacione, che è un direttore molto efficiente con un'infinità di prodotti di video, Riccardo Cristiano e Marco Marchese, che è un ottimo speaker per questo nostro congresso che sto imparando adesso a capire come funziona. Io a 63 anni non credevo di infilarmi in un'avventura del genere, ma ho scoperto che i miei neuroni funzionano ancora, per cui se i ragazzi andrà bene, continuerò con loro questa splendida avventura di libertà. Donato, io con gli auguri di buon fine dei lavori chiuderei il mio intervento.